Benvenuti e benvenuti nel Castel dell'Ovo della città di Napoli. Questo è uno dei luoghi simboli della nostra città, città di mare. E quindi vi do il benvenuto a Napoli, città di millenarie culture, città di mare, città che accoglie, città in cui nessuno si deve sentire straniero, città in cui il porto è aperto, e città che insieme ad altre città sta facendo in modo che il Mediterraneo possa ritornare a essere un mare in cui i popoli si incontrano per vivere e non per raccogliere cadaveri. Quindi io colgo questa opportunità così grande e ringrazio il governo, ringrazio il ministro Costa, ringrazio tutti voi che avete scelto Napoli, perché Napoli è nel cuore del Mediterraneo. Napoli è una città del sud Europa, è una città del sud, è una città europea ma che ha il cuore verso sud, ha il cuore verso l'Africa, il Medio Oriente, verso i popoli che sono più in difficoltà. E allora, nel darvi il benvenuto, voglio anche dirvi che cosa la mia città, che è una città senza soldi, una città piuttosto povera, dove non abbiamo risorse pubbliche, risorse economiche, che cosa stiamo provando a fare per contrastare dal basso i cambiamenti climatici. Un primo dato di cui siamo orgogliosi: Napoli è la città dei beni comuni. Cominciamo dall'acqua. Napoli è l'unica città d'Italia che ha l'acqua pubblica. L'acqua non è in mano a nessun soggetto privato, a nessuna multinazionale. L'acqua è gestita dal sindaco ed è pubblica. Quindi questo è importante, perché in Italia c'è stato un referendum nel 2011 dove gli italiani hanno votato per l'acqua pubblica, e purtroppo a distanza di 8 anni Napoli è l'unica città d'Italia che ha prestato fede a quel referendum. Poi qualche tempo fa, in via sperimentale, abbiamo cominciato a rendere lungomare della nostra città plastic free. Quindi con un'ordinanza che ho messo io come sindaco, stiamo cominciando a far comprendere alle persone che bisogna abituarsi a cambiare abitudini, a cambiare usi e a pensare che non si può consumare all'infinito. Dobbiamo in questo modificare il momento. Nei progetti di riqualificazione della città è prevista la spiaggia pubblica. Deve finire che le spiagge sono in mano solo a qualcuno che fa profitto e denaro, le spiagge sono di tutti. E quindi i progetti per il lungomare fruibile a tutti e per la spiaggia pubblica. La nostra acqua si chiama ABC, acqua bene comune. E qualche mese fa abbiamo fatto una delibera che si chiama OBC, ossigeno bene comune, per provare a fare in modo che ogni delibera del Comune di Napoli in ogni materia preveda il contrasto ai cambiamenti climatici. Abbiamo messo importanti risorse che abbiamo ottenuto in questi anni per un grande impegno di riforestazione della nostra città. Come potete vedere qui, l'area antistante il castello è pedonale. Qualche anno fa passavano le macchine a 100 km orari, adesso passano i pedoni, si incontrano le persone, si incontrano le biciclette, e stiamo provando quindi dal basso a puntare su quello che sono i beni comuni, il mare. Una grande battaglia per difendere il nostro mare, difenderlo dall'inquinamento di ogni tipo, quindi una grande battaglia culturale. E io mi auguro che da un'iniziativa così autorevole, così forte, che vede delegazioni di tutto il Mediterraneo, possa venire un messaggio forte. Io vi voglio assicurare che le città del Mediterraneo stanno collaborando molto tra di loro, perché il cambiamento non viene dall'alto. Il cambiamento viene soprattutto dal basso, e i sindaci stanno vicino alle persone e sanno che le persone vogliono cambiare. All'inizio c'è sempre resistenza. Quando tolsi le macchine di qua, mi assediarono. Adesso vogliono tutti i luoghi in cui ci sono pedoni, biciclette, cultura e vita. Ecco, Napoli negli ultimi 3 anni in Italia, signor ministro Costa, lei lo sa, ma voglio dire anche alle delegate e delegati, è la città d'Italia che più è cresciuta per cultura e turismo. C'è molta energia, energia libera, è la città d'Europa con il maggior numero di bambini e di giovani. Questo è il nostro petrolio, bambini difficili, complicati, ma che hanno voglia di vivere.
E io credo, lo dico da sindaco di questa città, da un uomo che ha vissuto sempre nelle istituzioni del nostro paese, bisogna fare una rivoluzione culturale. Il modello su cui è nata la mia generazione ci voleva far credere che la felicità passava dal consumismo senza regole, dal denaro, dal potere. Conti quanti oggetti materiali hai e ti dimentichi chi sei. Conta più l'avere che l'essere, conta più l'apparenza che la dignità. E ci sono anche alcuni che vogliono farci credere che siamo infelici, perché ci sono altre persone che ci rendono infelici e cercano il nemico di turno. Oggi è il meridionale, domani è l'asiatico, dopodomani è il mio, fra 5 giorni sarà giallo, poi sarà quello che io ho chiamato. Io non la penso così e non mi interessa se la mia posizione procura consenso politico o meno. Noi dobbiamo unire i popoli del Mediterraneo, unire come fratelli e sorelle per difendere il Mediterraneo e difendere il pianeta. Io non ci sto a far mettere i popoli gli uni contro gli altri. Basta il Mediterraneo dove si raccolgono cadaveri. Noi ci dobbiamo unire per difendere la natura e i beni comuni. Questo mi ha insegnato la mia città. Una città che ha sempre accolto, dove nessuno è straniero e dove si tende sempre la mano a chi è in difficoltà. Ed è per questo che noi saremo in prima linea insieme a voi per difendere il Mar Mediterraneo, che è il nostro mare. Non riesco a immaginare Napoli senza mare. E chi ha il mare guarda lontano, chi ha il mare non può mettere nulla e non può mettere filo spinato, perché si è tolto il filo spinato dal cuore e dalla testa. Il mare e la cultura ti danno energia, ti danno respiro e ti fanno capire che la differenza è una ricchezza e non è un pericolo. A chi oggi ci vuol far credere che siamo infelici perché ci sono i poveri? L'infelicità ce l'ha data un sistema che ha prodotto disuguaglianze economiche e sociali e ci ha portato sull'orlo dell'abisso con i cambiamenti climatici. Napoli sarà in prima linea per difendere il Mediterraneo, insieme agli altri popoli del Mediterraneo, in un grande abbraccio, perché questo si insegna alla nostra città. E chiudo, una città in cui sono passati i greci, i romani, gli spagnoli, i francesi, gli arabi, tutti. In questa città sono passati tutti, quindi ognuno di noi è un meticcio. Sono io un meticcio, quindi nessuno a Napoli è clandestino. Oppure siamo tutti clandestini, dicevo, o nessuno è clandestino o siamo tutti clandestini. Vi auguro buona